L'ondata di maltempo del fine settimana non ha fermato la festa multiculturale Ritmi e Danze dal Mondo di Giavera del Montello, che si riconferma tra i più attesi e amati appuntamenti di inizio estate. Ad attestarlo anche le presenze, oltre 25.000 persone in 2 giorni e mezzo. Una partecipazione senza precedenti, un pubblico sempre più entusiasta, composto sia da italiani che da stranieri. Centinaia di volontari si sono spesi per rendere la festa unica, come sempre. Noi ve la raccontiamo attraverso le voci che si sono susseguite nella postazione allestita dalla cooperativa Pace e Sviluppo, da sempre amica di Ritmi e Danze. Beh, il significato di essere qua per noi è molto importante. Noi ci siamo dalla prima ora perché vogliamo portare consapevolezza ai consumatori rispetto anche a un'interculturalità che è da benissimo che sia qui e la promuoviamo con la nostra attività, ma ci piacerebbe che fosse anche nel sud del mondo, cioè quando noi facciamo degli acquisti, quando compriamo, facciamo la spesa, ci piacerebbe che questa dinamica di rispetto delle culture e delle differenze proprio si rispecchiasse anche sugli acquisti che facciamo, quindi acquisti rispettosi dei produttori del sud del mondo. Ed ecco il commercio ecosolidale che ha creato appunto la Fiera Quattro Passi e che è anche da sempre uno dei compagni di strada più grandi di Ritmi e Danze del Mondo. Ritmi e Danze del Mondo e la Fiera Quattro Passi sono storicamente gemellate come iniziative, per cui i visitatori molto spesso sono gli stessi ed è un messaggio che si declina in due modi diversi, ma è lo stesso messaggio. La presenza a Ritmi e Danze dal Mondo di Pace e Sviluppo dà l'occasione per anticipare la 7ª edizione della Fiera Quattro Passi verso un mondo migliore del 24 e 25 settembre prossimi, che avrà come tema Economia al femminile, un mondo di donne. Noi quest'anno vogliamo proprio dare un messaggio chiaro, nel senso che crediamo che un'economia capace di futuro, un'economia che possa appunto sviluppare delle capacità proprio anche imprenditoriali che siano, diciamo, proiettate verso il futuro, parta dalle donne. Lo vediamo nel sud del mondo, noi quando lavoriamo con i produttori del commercio eco, il commercio eco è soprattutto un movimento al femminile, i produttori di artigianato e alimentari sono soprattutto donne e vediamo quanto questo abbia creato delle forme virtuose di economia, quindi un'economia più sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale. Noi vogliamo portare in fiera quest'anno appunto l'economia al femminile sia dal punto di vista proprio imprenditoriale, quindi esempi di imprenditoria al femminile, naturalmente venete, italiane e anche internazionali, ma anche vogliamo portare degli esempi di economia al servizio delle donne, quindi tutto quello che può servire per alleggerire, diciamo, il lavoro delle donne a casa e fuori casa e quindi rendere proprio le donne protagoniste a livello economico e a livello familiare dell'economia. Ecco, ci interessa per un'altra cosa sviluppare quelle tematiche che è quelle, diciamo, in fiera, portare quegli espositori di movimenti che sono soprattutto femminili. Anche Natalino Balasso, amico storico di Ritmi e Danze dal Mondo, è intervenuto sul tema della 7ª edizione della Fiera Quattro Passi. L'economia è una cosa femminile, però la donna, intesa come individuo, come essere femmina, è tagliata fuori dai meccanismi dell'economia e dell'organizzazione sociale. Se noi andiamo a vedere i grandi organigrammi delle banche, delle grosse società e della grande industria, della grande produzione, non solo vedremo pochissime donne, ma vedremo che quelle pochissime donne sono figlie di uomini importanti o mogli di uomini importanti. Ecco che quindi la donna non ha l'autonomia che dovrebbe avere in questo campo. Perché? Perché ovviamente il modo in cui abbiamo strutturato la società non permette alla donna di emergere. Noi ci raccomandiamo, noi ci battiamo per gli orari di lavoro e non capiamo che in realtà il lavoro andrebbe organizzato diversamente. Una donna dovrebbe avere la possibilità di essere madre e nel contempo di portare avanti la propria vita, ma non lo può fare, non lo può fare in questo tipo di società. In questo tipo di società che ti insegna che se diventi madre perdi il lavoro, che ti insegna che se diventi madre non potrai emergere nella società e che sarai qualcuno solo se ti accoppi ad un uomo importante o se sei figlia di un uomo importante. Quindi quella che io voglio fare in questo momento è una rivendicazione, cioè la donna oggi non ha importanza, io penso che la donna dovrebbe fare la rivoluzione, spaccare tutto. Ma Natalino era presente alla festa multietnica per lo spettacolo L'Italia che non so di sabato sera, di cui era protagonista insieme ad altri artisti, e per presentare il suo ultimo libro, Il figlio rubato. Questo è il mio terzo romanzo, io ho scritto 3 romanzi, il primo era brutto, il secondo molto bello e il terzo bellissimo, e questo è il terzo, per dire, no? Che era molto peggio il contrario, capite? Che uno va sempre peggio.
sarebbe stato molto peggio. In ogni caso, il figlio rubato è la storia di un bambino che viene rapito, non sappiamo cosa succederà e non sto qui a raccontarvelo, sarebbe troppo lunga, vi dico solo che è un libro scritto molto bene, ma soprattutto che è il mondo visto anche dal punto di vista di un bambino e quindi con gli occhi ingenui di chi non ha capito cos'è la vita ma cerca di spiegarsela, e questa cosa devo dire che l'ho imparata leggendo i libri di Luigi Meneghello. Alternano nella nostra postazione e incontriamo Tania, giovane del Bangladesh, che a proposito di economia al femminile ha avviato una piccola attività nel suo paese, che continua a seguire e finanziare anche dall'Italia, dove vive ormai da 16 anni. Io avevo un sogno nel cassetto. Quando sono arrivato in Italia io vedevo mondo tutto diverso dal mio paese. Quando sono ritornato io ho fatto confronto con un piccolo aiutino alle nostre donne che vengono certe volte maltrattate, allora volevo fare qualcosa per le mie donne, però non è facile con le donne andare avanti. Quest'anno sono andato a casa, ho provato a fare un piccolo laboratorio di boutique e vediamo con le mie amiche, ho iniziato con quattro signora là che insegniamo le donne che vogliono imparare un po' di boutique e insegnarli un po', e poi queste stoffe vendiamo un po' in giro e le ricavato vanno tutto fra di loro, pian piano cerchiamo di andare avanti con questa idea. Allora io ho lanciato la idea e il finanziamento ho fatto io e vediamo loro con la loro volontà che vogliono fare. Loro hanno detto, per esempio, ho una taverna a casa mia che ho lasciato tutto per loro, che loro adesso stanno facendo, per esempio hanno comprato dei prodotti, tavoli, e loro, c'è la mia amica, quella che fa una maestra, lei che gestisce, ho avuto fiducia con lei, ho lasciato a lei. Finanziamento, quello che serve lo diamo, poi vediamo come vanno. Anna è biologa, ma da anni è volontaria dell'associazione Bambini nel Deserto, presente a Ritmi e Danze con il progetto Exodus. Bambini nel Deserto è un'organizzazione non governativa che è attiva da 10 anni nei paesi del Sahara e del Sahel. Abbiamo una decina di sedi in tutta Italia e circa 120 volontari. I campi di intervento di Bambini nel Deserto sono l'acqua e quindi la costruzione di pozzi, sono il cibo, la creazione di orti comunitari, sono l'istruzione, quindi scuole primarie, lo sviluppo economico, cooperative femminili, la sanità, creazione di piccole infermerie e dispensari e il settore dell'immigrazione in cui siamo attivi da circa un anno. In particolare il settore dello sviluppo economico consiste nella creazione di cooperative, essenzialmente cooperative femminili,
che vengono finanziate con il microcredito. Queste cooperative producono dei prodotti artigianali che vanno dal burro di karité all'olio d'argan, alla produzione di stuoie, di tappeti, di bogolan, di batik, e noi siamo i principali acquirenti di queste cooperative, i cui prodotti vengono poi venduti nei nostri mercatini e servono a finanziare dei nuovi progetti di microcredito. Allora, in questo momento noi abbiamo delle cooperative per la produzione di burro di karité in Burkina, delle cooperative per la produzione di batik e bogolan in Burkina e in Mali, abbiamo delle cooperative per la produzione dell'olio di argan in Marocco e stiamo anche raccogliendo i fondi per delle cooperative in Niger a favore delle donne rifugiate dalla guerra della Libia. Una grossa parte di questi progetti dei fondi raccolti per questi progetti, circa un 30%, noi lo destiniamo alla formazione di queste donne, perché senza una buona formazione all'inizio è poi difficile la gestione di una cooperativa. E la grossa difficoltà è nel raccogliere i fondi. Non sono necessarie delle grosse cifre. Per dire, noi adesso stiamo raccogliendo i fondi per una cooperativa per 40 donne rifugiate dalla Libia, da Gadez, e avviare una cooperativa per la produzione di pellame, di articoli in pelle, viene a costare circa 3.000 euro. Quindi non si sta parlando di grossi fondi, che comunque possono dare un sostegno a 40 donne, quindi a 40 famiglie. Però in questo momento è difficile trovare anche queste somme, insomma. Mentre le esibizioni da tutto il mondo continuano nel parco di Villa Wassermann, i profumi che arrivano dalle cucine etniche raggiungono anche i nasi più pigri e i bambini si divertono a giocare nel fango che ha tanto preoccupato gli organizzatori, nella nostra postazione arrivano altri protagonisti, come Sonia, volontaria di Pace e Sviluppo, che ci racconta come anche il volontariato sia soprattutto femminile. Beh, la donna sicuramente è una grande parte del mondo del volontariato. Io sono volontaria da anni della cooperativa Pace e Sviluppo e è una realtà in cui sicuramente il volontariato è prevalentemente femminile e credo che la cosa sia rispecchiata in una buona parte, non conosco le statistiche, sono sincera, però in una buona parte del mondo del volontariato italiano. Probabilmente perché anche all'interno della vita di famiglia è più naturale dedicarsi all'altro, naturale o diventa naturale per la suddivisione dei ruoli, dedicarsi anche agli altri. E poi forse perché le donne hanno
un'apertura di sguardo verso l'altro che permette di vedere che ci sono realtà in cui è bello impegnarsi. Io lavoro in una realtà che eroga finanziamenti alle donne, anche ad altri, però ci siamo resi conto che soprattutto in questo periodo di crisi le donne sono quelle che hanno avuto maggiormente la voglia di mettersi in gioco comunque nonostante la crisi, partendo con iniziative proprie. Il fotoreporter Aldo Pavan ha dato il suo contributo alla festa con una serie di scatti dedicati al mondo dell'immigrazione, come le fotografie esposte nella nostra postazione Momenti rubati alle donne del mondo. Abbiamo cercato di tenere presente il concetto dell'equo solidale, che molto spesso è quasi tutto il femminile, quindi ci siamo concentrati sui volti delle donne e sulle azioni che le donne fanno quando lavorano, quando accudiscono i figli. Quindi in queste fotografie ci sono mani, ci sono volti, ci sono addirittura azioni che si svolgono con foto che sono abbastanza quasi che spingono verso un'emozione, verso un astrattismo della foto stessa, per dare il massimo della comunicazione, per trasmettere un'emozione, per trasmettere quella forza che spesso viene sviluppata dalle donne quando loro lavorano e quando molto spesso sono loro a sobbarcarsi il carico maggiore della famiglia, soprattutto nei paesi del terzo mondo. Tamara coordina il gruppo ucraino di Mestre, vive in Italia da quasi 10 anni e a Ritmi e Danze si alternava tra la cucina e il palco. Noi come associazione Ucraina Più siamo nati più di 7 anni fa e associazione che è composta dalle donne che fanno lavoro come badante, e in particolare per le donne abbiamo sportello informativo dove possiamo dare tutte le informazioni necessarie. Adesso abbiamo finito proprio questi giorni un corso di cittadinanza attiva finanziato da Regione Veneto e da Comune di Venezia, che durante questo corso di 40 ore di formazione raccontando cosa propone territorio per noi, per stranieri, come possiamo vivere, ottenere alcuni servizi, e dopo anche abbiamo fatto parte culturale, abbiamo organizzato una visita a Venezia e una visita a Laguna di Venezia per conoscere il posto dove lavoriamo, perché molto spesso donne lavorano e non sanno dove, non conoscono posto. Altra cosa che abbiamo è molto particolare e molto siamo orgogliosi di avere questa cosa, scuola ucraina per bambini ucraini o per quelli che vogliono, per bambini di coppie miste. Scuola ucraina ufficialmente accreditata presso Ministero Pubblica Istruzione a Kiev,
Bambini vengono sabato e imparano lingua ucraina e letteratura, storia della Ucraina e geografia. Aiutiamo a fare compiti in italiano e fine anno i nostri bambini hanno possibilità di avere certificato statale ucraino, che è molto importante perché nonostante che stiamo bene qui noi mamme, ma i nostri bambini molto spesso tornano e così noi cerchiamo di dare possibilità di tornare nella sua patria dignitosamente, che possano studiare anche in università in Ucraina, perché per esempio questo anno 4 bambini hanno fatto terza media qui e se qualcuno torna possono andare a studiare. Spettacoli, danze, orchestre, esibizioni da tutto il mondo, artigianato etnico, sorrisi, incroci di culture, storie e geografie diverse, ma unite dallo spirito di accoglienza e integrazione che da 16 anni contraddistingue ritmi e danze dal mondo, che anche quest'anno è stata un successo. È stato un successone perché dai nostri conti siamo arrivati a 30.000 presenze quest'anno alla 16ª festa multiculturale ritmi e danze dal mondo. Non ci aspettavamo un'affluenza di pubblico così numerosa, anche perché il tempo non ci ha aiutato stavolta, proprio veramente bisogna dirlo. Però c'è stata una corale con le associazioni, con tutti i volontari, nel far sì che questa manifestazione potesse riuscire. Abbiamo lavorato tanto, il pubblico veramente ci ha accolto con sorrisi, con applausi, veramente è stata un'esperienza molto bella e molto forte. Una cosa che colpisce il pubblico e che continuano a dirci è che sentono, percepiscono l'orgoglio di queste persone di farsi conoscere, di dire che hanno qualcosa di prezioso da donare e da dare, da costruire insieme. Questa vuole essere veramente una spinta a far sì che le relazioni fra italiani, migranti di culture diverse possano andare avanti. Anche i fenomeni migratori degli ultimi mesi dal Nord Africa e in particolare negli ultimi tempi dalla Libia impongono una riflessione seria e responsabile. Ci impone e ci chiede una riflessione a largo raggio. Noi ne abbiamo ospitati nel festival nostro qualcosa come 60, erano qui oggi. Abbiamo iniziato subito a metterci in relazione perché la relazione è l'incontro che fa scattare anche le idee, anche per costruire un futuro insieme. Non è pensabile chiudere la porta di casa e sperare che poi tutto resti a posto. E dopo tante fatiche, ma anche tante soddisfazioni, l'appuntamento è sicuramente per Ritmi e Danze dal Mondo 2012. Certo che sì, siamo stanchissimi, ma abbiamo una carica, anche perché bisogna ringraziare questi 400 volontari che hanno lavorato in maniera encomiabile, soprattutto l'amministrazione comunale di Giavera del Montello, in primis il sindaco, che non si sono risparmiati nulla per offrire a tutto il pubblico una villa, un'organizzazione che potesse davvero rispondere in maniera quasi perfetta. Poi siamo volontari e non potevamo pretendere di più. Thank you.
Del prossimo appuntamento a respiro etico, sociale e mondiale, la settima edizione della Fiera Quattro Passi dedicata all'economia al femminile, i prossimi 24 e 25 settembre al Parco Sant'Artemio, chiudiamo questo speciale dedicato a ritmi e danze dal mondo con l'inno di Mameli, interpretato da 350 stranieri e apprezzato anche dal presidente Napolitano. In questi 150 anni dell'Unità d'Italia, Ritmi e Danze racconta come il paese sia cambiato e come l'accoglienza, la pace e l'integrazione siano realtà già presenti nel nostro territorio e non solo delle belle parole. Stiamo costruendo l'Italia da diversi, perché la diversità porta ricchezza.